Io mi ricordo quattro ragazzi a un metro di distanza, la mascherina sulla faccia, come i pini di Roma, il Covid non li spezza, questa notte ancora nostra. Ma come fanno gli stessi virologi ad essere presenti su tutti i canali? E le bombe delle sei ce le scordiamo, ripenso a nonno che muore da solo in ospedale. L'esame è ormai vicino e tu sei confinata dentro la tua stanza. Tuo padre sembra Conte e tuo fratello Speranza. Stasera niente solito posto, anche la luna in quarantena. Sarà che non ti vedo da 10 settimane. Maturità t'avessi preso prima, ora non dovrei più seguire la didattica a distanza. Per capire un DPCM ci vuole una laurea, un dottorato di ricerca. E non bloccarmi, ti prego, su WhatsApp in queste ore tese. Tutto chiuso tranne le chiese, lockdown da sconfessare. Notte prima del tampone, notte di polizia, certo qualche negazionista se lo son portato via. Notte di mamme e di papà col termometro in mano, notte di nonni alla finestra, ma questa notte c'è ancora il coprifuoco. Notte di giovani rider, pizze da sport e di peroni, notti di esperti, di giornalisti e di opinioni. Oh, notte di lacrime e preghiere, il virologo non sarà mai il mio mestiere. E le paranoie volano in alto tra Wuhan, New York e Mosca, ma questa notte ancora zona rossa. Claudia, non tremare, non ci posso far male, è solo un tampone. Accedo ai miei profili social, ma quanti amici intorno, che viene voglia di postare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di lottare. Se il test è positivo, spero non sia il mio. Spero nel vaccino. Speriamo nel vaccino. Voglio essere il primo.